Non c'è santo senza passato o peccatore senza futuro. Lo ha detto Papa Francesco incontrando alcuni ex detenuti che hanno svolto un percorso alternativo al carcere presso la comunità Papa Giovanni XXIII. Antonello Guadagni ha regalato al Papa il formaggio del perdono, prodotto dalla cooperativa Cieli e Terra Nuova. È il segno di qualcosa di buono prodotto da persone che hanno fatto del male e che hanno avuto il coraggio di invertire la rotta. Io nasco da buona famiglia, quindi buone scuole, oratorio, perché l'hai visto l'età, insomma, c'era chiesa, casa e scuola all'epoca. Però, nonostante tutto, non è una salvaguardia per non fare errori nella vita, perché il filo per passare dalla parte sbagliata è sottile. Infatti, nel caso mio, i miei malesseri interiori, insomma, sono stati più forti dei valori che i miei hanno sempre dato, ecco, i miei e la società, perché di fatto la solitudine, l'egoismo, essere abituato a avere un'idea del denaro deviata, diciamo, ha fatto sì che trovassi la soluzione a tutti i miei mali in un modo sbagliato. Quindi questo ha, la vita ti presenta sempre il conto, quindi questo ha fatto sì che mi sono fatto arrestare, quindi ho conosciuto il carcere. Però, visto con gli occhi di adesso, la vedo che il buon Dio è come un padre di famiglia e quindi le prova tutte per riportarti sulla via giusta. A volte magari ti dà anche due scappellotti come fa una mamma, perché di fatto poi, quando è stato il momento più basso della mia vita, è stato anche il momento in cui io ho cominciato a rinascere, perché quando ho incrociato la Papa Giovanni e da lì è ricominciata un'altra vita. Quindi ho trovato le tante risposte che fino allora non avevo trovato, soprattutto attraverso la fede, perché è Gesù che ti riporta sui giusti valori della vita. E da lì è ricominciato un percorso di rinascita e adesso uno cerca, il passato non lo puoi cancellare, a volte i conti non li puoi neanche pareggiare, però puoi cercare di riparare come ti è possibile, e quindi adesso cerco di impegnarmi anche per gli altri. Papa Francesco, beh, non solo a me, eravamo due o tre, però ci ha detto che non c'è santo senza passato o peccatore senza futuro. Da un lato speranza e da un lato che l'uomo, come diceva Don Oreste, che l'uomo è più del suo errore, perché non finisce lì. C'è sempre una possibilità per riprendersi. Il carcere senza possibilità di costruirsi un futuro è un tunnel che inghiotte vita senza più restituirla. Occorre puntare su percorsi alternativi fondati sul lavoro, come accade nella cooperativa di Antonello. Di fatto è una cooperativa fondata da Don Oreste, della comunità Papa Giovanni XXIII, e abbina due fattori che secondo me sono importantissimi, perché da un lato c'è il recupero della persona e dall'altro c'è la tutela dell'ambiente, quindi poi sono due temi che adesso vanno anche per la maggiore, quindi c'è rispetto per il creato, la terra che viene trattata solo con materie naturali, quindi il formaggio è frutto di tutto un percorso naturale al 100%, rispettando il creato come Dio se l'ha dato, e dall'altra parte, facendo formaggio, te aiuti anche altre persone a rimettere la propria vita nei giusti binari, a rimettersi un po' in carreggiata, perché di fatto poi anche il lavoro è uno dei pilastri per riconquistare dignità, stima di se stessi. Io credo che ci sia due tipologie di problemi, cioè persone che sono realmente pericolose per gli altri a proprio a livello di incolumità fisica, e quindi è necessario tenerli separati dal resto del mondo, però la maggior parte della gente che te trovi in carcere di fatto sono gli ultimi del mondo, sono maggior parte extracomunitari, quindi problemi, documenti, non documenti, espulsioni,
povera gente che magari ha fatto dei furtarelli. E quindi il carcere di fatto fa solo una cosa, ti rende nero il futuro. Cioè, quello che uccide è la speranza, il carcere, perché te perdi gli affetti, perdi il lavoro e non vedi più niente davanti a te. Quello che invece è un percorso alternativo accende, perché ridà speranza, ridà valore alle persone, ridà vita.